Di più, no, voglio vedere di più. No.
cancellano, Signore, perché vogliamo tornare a casa carichi di te, Signore, vogliamo uscire di qui esultanti di gioia e raccontare a tutti che tu sei vivo, che tu sei verità, e narrare a tutti le tue grandi opere. Grazie, Signore, alleluia, benediciamo il tuo santo nome, ti glorifichiamo, Signore, ti magnifichiamo, alleluia, con più forza, tocchiamo a lui, esultiamo in lui, per la sua presenza e gioia in noi, alleluia.
Dio ti dice oggi: io ti amo. Fratello e sorella, non sei stanco di essere stanca? Non sei stanco di essere oppresso? Non sei stanco di vedere che il nemico sembra che vinca? Allora ascolta la voce di Dio oggi, ascolta la sua chiamata e ricevi tutto il suo amore, perché oggi ti rigenera il tuo Dio, il tuo Signore che ti ha convocato, che arde di amore per te, ti dice: lasciati accogliere, fratello e sorella. Io non ho scelto i migliori, ho scelto te perché credo in te, ho scelto te perché ti amo, ho scelto te perché so che tu puoi aprire il tuo cuore e dirmi il tuo amen. Siete pronti? Sono fermo.
certi che questo amore non ci fa toccare a mani vuote. E vogliamo chiudere i nostri occhi e proclamare un po' di grazia a Gesù. Ci portiamo avanti con i lavori, Signore, perché tu sei un Dio fedele e sei un Padre amorevole. E noi vogliamo dirtelo. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Ogni bocca lo dica. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Non ci vogliamo stancare, Signore, perché tu non ti stanchi di amarci, di benedirci. Grazie Gesù. Grazie. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Signore, perché questo grazie non lo sento risuonare. Dovrebbe far tremare questo grazie.
La fede è quello che dice già le cose che non sono. Metti una mano sul tuo cuore, fratello e sorella, e inizia a dire grazie. Thank you.
sono tuo figlio. Papà, è meraviglioso poterti chiamare così. E allora non stiamo troppo a pensare alle ferite, agli ostacoli, a tutto ciò che ci limita, a quello che si muove dentro di noi che ci dice altro, che ci dice menzogne. Siamo qui per allargare le nostre braccia e accogliere questo mio figlio tu sei. Oggi ti ho generato. Questa è l'immersione, Gesù, del tuo spirito che noi vogliamo fare. E tu operi per vie che sono veramente insondabili in un modo caratteristico per ciascuno di noi. Tu sai, oh Signore, come fare. E allora, Padre, è meraviglioso. È davvero meraviglioso questo tempo. Perché sappiamo che andando a casa tu lavorerai nel nostro cuore. E davvero, davvero, quando ti diremo ancora una volta, papà, lo diremo con una ricchezza in più, perché questa è l'eredità che tu ci vuoi dare in questo momento. Benedetto tu sei, oh Signore, per ciascuno di noi. Amen. Alleluia. Gloria e gloria a te, Signore Gesù. Tu sei bello, Signore, sei tanto bello. E questa immagine semplice che abbiamo voluto scegliere ci commuove nel cuore, perché ti vediamo con queste braccia aperte, rivolte verso il cielo con l'azione dello Spirito. E noi siamo proprio qui dietro di te, Gesù, tutti quanti. Portaci ancora una volta con te, oh Signore, e ti diciamo sì. Ti diciamo sì con semplicità di cuore. Lode. E vogliamo veramente andare avanti, quindi tra pochi minuti inizieremo la celebrazione dell'Eucarestia. Ed è qui con noi Monsignor Alberto Ponzi, che guiderà, che presiederà questa Eucarestia. E davvero lasciamo ai piedi della croce tutto quello che è stanchezza, per raccogliere in pienezza questo essere rigenerati. Lode e gloria a te, Signore. Amen per ciascuno di voi. Amen per i fratelli che sono in viaggio e che ci stanno raggiungendo. Lode. Alleluia. Allora invitiamo i sacerdoti, i ministranti e i chierichetti di avvicinarsi alla sacrestia per prepararsi per la Santa Messa. Possiamo fare un ultimo canto che ci introduca poi all'Eucaristia. Per quanto riguarda le confessioni, oggi alle 15 ci saranno sacerdoti disponibili per il sacramento della confessione. Lode. Thank you.
Benedetto sia il Signore, benedetto sia il Signore.